Le 20:45 su Radio in Agrigento, il programma evento di musica e intrattenimento. Abbiamo fatto proprio la rima completa, che gran serata la puntata di quest'oggi, mercoledì 23 novembre 2016. Dopo aver sentito i Velaut, che ringrazio ancora, che ritroveremo tra poco, è bello anche adesso scoprire che all'interno dei nostri studi ci sono anche altri artisti, altri personaggi, ed è bello ritrovarsi come in famiglia dopo un po' di tempo e quindi riabbracciarsi e risalutarsi. Quindi con noi adesso c'è invece il nostro amico Libero Reina e Anthony, il suo fidato, che se si avvicina riesce a essere preso. È messo basso basso, ma non perché sia nano, proprio perché è seduto sul suo strumento che si chiama come si chiama il suo strumento? Cajon. Sul cajon. Non fate battutacce, sul cajon, ok? Perfetto. Bene. Sono pronto per le schiacciate. Allora, Libero, ben trovato, ben ritornato qui a Gran Serata. Come grazie, va? Tutto bene? Tutto bene, davvero un piacere tornare qui e insomma, sono davvero felice. Ci si ritrova un po' come in famiglia. Ci si ritrova bene. Ovviamente per ritrovarsi è, naturalmente c'è un legame importante che è quello della musica, no? Noi trattiamo musica, amiamo tutti coloro i quali la realizzano, ci mettono passione, impegno e naturalmente tempo, e quindi Libero in questo senso non è stato libero, ma no, è stato impegnatissimo. Quindi quest'anno è stato davvero un anno davvero molto impegnato, che mi sta proiettando anche ad un altro anno, ad un 2017 davvero ricco di eventi già sin da marzo. Quest'anno ho prodotto anche, come la stessa data con Francesco, ad agosto sembra abbiamo prodotto quest'album Alien Passengers, che contiene 8 tracce. L'ho praticamente presentato tutta l'estate tantissimo, grazie anche alla collaborazione con Ezio Noto e DCU. Ho veramente viaggiato in lungo e largo per la Sicilia e adesso mi sono un pochino fermato, ma si sta presentando insomma un'altra piccola tour fuori dalla Sicilia, quindi parleremo. Quindi questo è molto bello perché ci consente di avere un personaggio che adesso ha spiccato, diciamo, anche il volo, oltre che la Sicilia, insomma, ha toccato anche la Sicilia. E beh, questo è il vostro mestiere, quello di riuscire a dare a noi anche poi delle emozioni importanti con i vostri lavori. Con Francesco prima, con Libero adesso, abbiamo il piacere di sentire qualcosa che ha a che fare con questo brano, o meglio con questo album, di cui ci sono alcuni brani, ma la cosa che mi incuriosiva è che nella copertina, adesso lo prendo un attimino, eccolo qua, il titolo dell'album è Alien Passengers, ok? Sì. E poi dietro, lo facciamo vedere direttamente, c'è un codice fiscale, perché anche il titolo dell'album possiede un codice fiscale, un po' una novità, qualcosa di strano, di simpatico, e quindi questo è quanto. Su questo album ci sono diverse tracce di cui dicevi prima, e qual è, diciamo, quella con cui vuoi iniziare a farci gustare questa novità? Apriamo con un po' di energia, apriamo con un brano che avevo già pubblicato come singolo prima dell'uscita dell'album, che si chiama Caffè, Latte e Foglie Rosse. Ok, benissimo. Oh,
dato questa energia, soprattutto dentro le prese energia dal Caion dove sta seduto, però mi dicevi che tu prima di suonare questo strumento, comunque lo strumento originale che tu suoni, cos'è che è? Allora, principalmente il mio strumento è la darbuka, non so se si sente. Ciao Anthony. Allora, il mio strumento principale è la darbuka, che è uno strumento arabo. È uno strumento arabo. Diciamo, le percussioni sono gli strumenti più antichi, sì, diciamo, del mondo. Quindi questa darbuka nasce cioè viene tramandata dall'Africa, quindi io quando suono mi ricorda molto le mie origini, sì, perché sono mio papà è tunisino, sì, mi ha tramandato questa bellissima cultura, e questo strumento arabo produce tutto questo suono, e questa sera per la prima volta sto suonando questo strumento che ha un'origine peruviana, si chiama Cajon, e quindi stiamo iniziando questo nuovo progetto assieme al Libero. Bello, devo dire che dà anche una ottima resa, quindi un applauso anche a Renzo che è Libero. Il brano è magico, devo dire, simpatico, orecchiabile, molto, molto carino. C'è molta cultura nella mitologia dei Velaut, c'è molto interesse e in questo senso lo stesso nella produzione di Libero, che ha intitolato questo album Alias Passengers. Ma perché? Perché quando sono stato in America mi è capitato di vedere gli alieni. No. Ecco, lì appunto c'entra con quello che hai detto, perché sono stato ad Ellis Island, che è dove nel 1800 arrivavano tutti gli immigrati per gli Stati Uniti. C'era questo grande libro con scritto Alien Passengers from Napoli, eccetera, esatto. Quindi la parola immigrato da loro era tradotta Alien Passengers, come passeggero alieno. Quindi immagino un po' dispregiativo, sì, devo dire, molto dispregiativo. E da lì, cercando appunto di trovare il mio bis nonno che era passato da lì, mi sono trovato su questo grande libro e il titolo, insomma, ha aperto un mondo. Infatti, insomma, da lì poi da lì si sono sviluppati, perché è come se ogni brano fosse come uno straniero che mi si è portato dietro alla fine. Certo, come se interessante, tutto nasce da delle storie, da dei momenti, da delle cose che si vivono e poi da lì si sviluppano veramente, insomma, bello, l'arte e la creatività veramente per entrambi, devo dire che è veramente una cosa eccellente, come per tutti quelli che sono passati da qui e che si propongono proprio perché amano fare delle cose personali. Su cosa puntiamo adesso come brani che questo album prevede? Cosa vogliamo sentire? Cosa facciamo sentire agli amici che ci io seguono? Io appunto per questo vi faccio sentire il brano che credo sia quello più rappresentativo dell'album, che si chiama Hope, quindi Speranza. 232, perché il mio trisavolo è stato il 232esimo ammesso nella nave, dalla sua nave negli Stati Uniti, quindi è una storia, un intreccio che parte da un mio percorso interno ma che va a finire su questo, va a sbocciare su questa storia, quindi è un intreccio che, insomma, come dico sempre, ascoltate. E infatti, ascoltate e apprezzate. Prego. Thank you.
senti allora solo il silenzio che stringe forte il pensiero di urlare, che stringe forte il pensiero di urlare, che stringe forte il pensiero di urlare.
insomma, se associamo la parola libero, libertà e tutto il resto, insomma, comunque sì, è stato veramente bellissimo anche poter sentire quest'altro brano. Ragazzi, il gran finale lo dobbiamo fare assieme, perché vi voglio nuovamente qui insieme con i nostri amici, insomma, volete consultarvi per quello che bisogna fare, cioè praticamente... No, io ho voglia proprio di accompagnare un brano. Ecco, no, infatti, a questo punto lo facciamo ritornare qui vicino a noi, Francesco Less, quindi questo qua. Io guarda, un'ultima cosa per chiudere, sì. Ma volevo dire, perché sì, sono davvero felice di questa notizia, che l'album ha dato, grazie a Moreno Betti e Piero Chennici, che sono due grandissimi attori, ha dato vita a uno spettacolo teatrale che si intitola Passengers, e ci sono già tre date che saranno a marzo a Firenze, a Montevarchi ed Arezzo, e le mie canzoni accompagneranno questo spettacolo. Un applauso, ragazzi, e allora, mentre voi vi preparate, noi facciamo un po' di pubblicità e tra un po' torniamo ancora qui su Radio in Agrigento. Anche gran serata, tra poco.